Ricordate l'imbattibile armata rossonera regina d'Europa? 31 partite e nemmeno una sconfitta fra campionato e coppe. Senza Gullit e Van Basten è arrivata una giornata nera. Si è tanto parlato di Milan 1 e Milan 2, ma quello di oggi è semmai il Milan X, un Milan autentica incognita. Naturalmente c'è tempo per rimediare. In casa laziale c'è stata burrasca in settimana. Il risultato di San Siro può essere decisivo per il futuro. Il Milan è reduce dal successo di Cesena, ma giocare in casa contro un avversario ben disposto è un'altra cosa. Sul fronte d'attacco la squadra rossonera può contare su qualche conclusione di Massaro, mentre l'attenta difesa laziale non concede grandi spazi. La squadra di Materazzi gioca con Amarildo davanti, gli altri sono attestati sulla tre quarti, dove nasce il gioco del Milan. Borgonovo è sottoposto a una marcatura severa. Insomma, la squadra di Sacchi tenta sui calci piazzati e Maldini si spinge avanti anche lui per trovare la soluzione. La Lazio mostra gli artigli con Pin, che mette questa palla di poco fuori. È una buona squadra che recita bene il proprio ruolo. Il Milan capisce di dover soffrire, ma nessuno si aspetta che la difesa rossonera possa fare una frittata con tre uova sulla lunga rimessa biancazzurra. Guardate, Baresi lascia Maldini che, pressato dalla zanzara di Canio, ha la poco felice idea di chiamare in causa Giovanni Galli. Il portiere è uscito momentaneamente a comprare il giornale. Autogol. Queste, quando le faceva papà, le chiamavano maldinate. Ora al Milan non resta che buttarsi avanti come può. Sacchi cerca di far cambiare marcia ai suoi con l'innesto di Evani. Donadoni qui tira a vuoto. Non è giornata, insomma. È un Milan prevedibile che si affida ai traversoni di Tassotti, encomiabile ma ripetitivo. È anche un Milan che rischia, concedendo spazi, di beccare il secondo gol. È inutile cercare scuse, non è il pallone a non andare. Così Sacchi manda in campo Simone al posto di Massaro. Ma il Milan ha paura, dietro ci pensano due volte ormai prima di azzardare qualcosa. E c'è anche qualche pasticcio. Al tiro va anche Ancelotti nel finale, ma tutto è vano. Anzi, Sacchi rischia di perdere Borgonovo per questo colpo alla testa. Al Policlinico hanno escluso complicazioni. Il vero Milan non è questo, comunque, come ammette l'allenatore rossonero. Io credo che tu abbia visto giustamente. Oggi direi che si può classificare questa partita in una di quelle giornate, no, dove tutto ti va male e alla fine addirittura ti fai un autogol da quasi metà campo. Contro una squadra che in realtà non avrebbe dato un tiro in porta, quindi purtroppo questo penalizza il Milan. Se il Milan non gioca bene difficilmente vince e addirittura perde, come è capitato oggi, dove, ripeto, è stata una giornata no, però abbiamo avuto anche abbastanza sfortuna, vedi l'autogol fattoci e vedi anche alcune occasioni sbagliate. Paolo Maldini. Eravamo io e Franco me l'ha lasciata. Ho cercato di dare indietro a Giovanni, probabilmente l'ho preso un pochino troppo forte, anche perché non avevo visto che Giovanni mi stava quasi venendo incontro, quindi purtroppo ho fatto un errore. Cose che succedono. La prima vittoria di Materazzi fuori casa. Beh, adesso non vorrei passare per presuntuoso o meno, dico solo che per fare risultato e vincere contro questo Milan, al di là degli assenti da una parte e dall'altra, ci vuole anche un pizzico di fortuna, perché basta un tiro deviato, sporco per là da dentro e si compromette tutto. Cosa vuol dire ai tifosi dopo quello che è successo e dopo questa vittoria? Dico solo due parole, che offriamo questa vittoria, gli offro questa vittoria io ai ragazzi in segno di pace.